Deco Industrie. Lucci Trasporti e Spedizioni SRL, sede operativa via Bondi numero 15, zona Bassette a Ravenna. Telefono 0544 45 48 53. Email lucci.trasporti@libero.it. Terre Cevico vi invita a visitare l'Enoteca Terre Cevico, via Fiumazzo 72, a Lugo, ed anche il suo nuovo punto vendita dentro Fico, fabbrica italiana contadina, a Bologna. Gruppo Consar, da oltre 40 anni radicato sul territorio e anche in tutta Italia con magazzini logistici, piazzali e depositi. Opera a 360 gradi dal trasporto internazionale sino alla City Logistic, offrendo anche molteplici altri servizi professionali alla grande industria e attività locali, operando attraverso un sistema di qualità certificato. Gruppo Consar è sinonimo di una solida realtà che si muove, cresce e si evolve, ora anche con nuove sedi a Forlì e Faenza. Consar, la garanzia di un grande gruppo con cui fare tanta strada insieme. Unipol SAI Assicurazioni, Assicop Romagna Futura, il tuo agente Unipol SAI sui territori di Forlì Cesena, Ravenna Rimini e Repubblica di San Marino. Ti aspettiamo nei 50 punti di consulenza e servizio per offrirti prodotti assicurativi e bancari su misura. Cerca il punto di consulenza più vicino a te su www.assicop.it/romagnafutura. Ti aspettiamo. La forza del gruppo Consar è da sempre nella logistica e nel trasporto integrato in Italia e in Europa ed è il risultato di una lunga storia. Una storia di uomini, di investimenti, di qualificazione e rinnovamento come Consar Service, un progetto nato nel 2019 destinato alla logistica per la piccola e media distribuzione, in modo particolare nel settore dei prodotti alimentari e della ristorazione a temperatura controllata, frutto di un investimento sia di tipo strutturale, creando magazzini hub per lo stoccaggio sia a temperatura ambiente che da 0 a meno 20 gradi di merci palletizzate, sia di tipo organizzativo, coordinato da un nuovo dinamico gruppo di giovani operatori. Ancora una volta, la forza, l'esperienza, la professionalità e ora l'innovazione del gruppo per percorrere assieme il futuro del trasporto. Consar Service. Se ti chiedi come io abbia affrontato oltre 70 tra maratone e ultramaratone, tra cui la Atene Sparta Atene, 246 km, la Ultra Milano Sanremo, 285 km e 5 volte la 9 Colli Running, la risposta sta qui, qui e qui. Natura Nuova, scopri la nostra passione per i frutti della terra. Dal cuore della Romagna, frullati e polpe della migliore frutta fresca, sempre con te. Tofu seitan tempeh, ricchi di proteine e biologici, l'alternativa vegetale sana e gustosa. Natura Nuova, un mondo più buono. In collaborazione televisiva con Assicop Romagna Futura, Gruppo Consar, Natura Nuova, Conad, Terre Cevico, Deco Industrie Scala, Randi Piadina, Lucci Trasporti e Spedizioni. MTV Ness è come me, fa le cose sul serio ma sempre con il sorriso. Quello che ti regala il nome dei suoi integratori. L'allenamento, la fatica, non mi fanno paura, nemmeno il buio. Yeah!
viaggio nel mezzo del niente. Sembra che abbiamo fatto un gran bel lavoro. Buonasera amici del podismo e della corsa, un saluto da Enrico Spada, bentornati a Run to You, siamo arrivati al sesto appuntamento, noi non ci fermiamo nemmeno ad agosto e salutiamo i nostri compagni di viaggio consueti, a partire da Sabrina Sgalaberna. Ciao Sabrina! Buonasera, bentrovati a tutti, salve, siamo di nuovo qua, Run to You! Siamo in plancia, salutiamo anche Vittorio Martone, il responsabile della comunicazione della WISP Emilia Romagna. Ciao Vittorio, ben arrivato. Buongiorno a tutti quanti voi. Un saluto e un abbraccio anche a Raffaele Alberoni che arriverà in corsa e invece noi in questo momento andiamo a salutare, a ringraziare di essere con noi il l'assessore allo sport del comune di Ravenna, Roberto Fagnani. Ben arrivato Fagnani. Ciao a tutti, ciao Enrico, ciao Sabrina, ciao Vittorio. Allora Sabrina, vogliamo parlare di gare di corsa, anzi ecco, andiamo a salutare anche l'altro ospite di oggi, che è di questa prima parte, che è Giacomo Costantini, assessore al turismo del comune di Ravenna. Ben arrivato Costantini. Buongiorno a voi, buongiorno. Sabrina, lascio a te la parola. Allora, due assessori, perché oggi parleremo di Teodora Ravenna Run, però volevo intanto il parere di due assessori, uno alla sport che è Fagnani, saluto anche Giacomo Costantini, assessore al turismo del comune di Ravenna, perché lo sport è, le podistiche, il running, sono sport e turismo. Sbaglio, partiamo da Fagnani che so che ha un attimo di fretta perché ha una consegna anche di una bandiera gialla, poi arriveremo da Giacomo Costantini. Sì, di una bandiera che coniuga chiaramente anche l'aspetto sportivo, perché si tratta della bandiera di città ciclabile, quindi insomma un connubio che tra ambiente in questo caso e sport, ma anche tra per il turismo, quindi un risultato importante per la nostra città per il secondo anno consecutivo grazie agli amici di Fiat. Ma sì, sicuramente in questi anni noi nella nostra città abbiamo assistito sicuramente a un cambio culturale molto importante per quello che riguarda il settore dello sport. Sono tanti gli investimenti che sono stati fatti anche dall'amministrazione comunale, anche per le strutture, non soltanto per gli eventi, ma sicuramente abbiamo cercato di portare avanti tutti gli eventi, insomma, che ci venivano proposti di valore, perché fare sport e investire sullo sport significa investire su un modello di welfare, quindi non soltanto sicuramente sul benessere fisico, psicologico, ma anche per valorizzare il patrimonio culturale, storico, culinario, perché la nostra città, nel nostro territorio si mangia anche molto bene, appunto della nostra città. Grazie Sabrina. A Roberto Fagnani, passiamo a Giacomo Costantini, abbiamo parlato sì di sport ma anche di territorio che viene attraversato dai tanti podisti, poi vi chiedo qualche news se ne avete sugli sport di contatto, insomma per quanto riguarda così Fagnani anche il territorio, si sta muovendo qualcosa, poi arriviamo da Costantini subito. Ma sì, finalmente c'è stata questa riapertura, io dico lo sport di contatto perché lo sport è contatto, cioè senza l'apertura allo sport
dico tanto significava chiaramente la morte dello sport, perché qualsiasi sport, insomma, comunque, ma anche il podismo, anche se si corre da soli, la cosa bellissima quando si corre è poter dare un 5 a chi ti sta seguendo e poter abbracciarsi col compagno che è arrivato stremato come te. Insomma, finalmente torniamo un pelino, bisognerà cercare di tornare piano piano alla normalità. Adesso è possibile, ripeto, fare attività sportiva anche col contatto, purché la propria federazione, il proprio ente abbia presentato un protocollo per cercare di seguire quelle che sono le normative anti-Covid. Quindi, se la federazione di appartenenza ha stilato un protocollo, a quel punto lì è possibile fare lo sport di contatto. Grazie Fagnani, mi pare che WISP abbia già presentato molti protocolli, dopo ne parleremo con Vittorio, però intanto volevo dare il ben arrivato anche a Giacomo ufficialmente. Costantini, territorio, turismo, beh, i podisti muovono veramente dei numeri importanti, sono 170.000 partecipanti ogni anno, oltre 300 i passagari che organizzano normalmente, adesso siamo veramente in carenza di gare podistiche, ma insomma il prossimo anno ci aspettiamo veramente una grande corsa alla gara sul territorio. Sì, lo sport, in particolare il turismo, ma anche la bicicletta, sono due attività, sono tipo di attività dove offri la miglior parte del tuo territorio, un attraversamento lento, quindi non con un veicolo motorizzato, delle nostre bellezze e anche delle connessioni con altre città. Quindi questi tipi di sport permettono di creare dei percorsi, ma anche di andare a risaltare alcuni nostri paesaggi che solitamente non vengono comunicati a livello internazionale, come gli 8 monumenti UNESCO, come la peculiarità di essere città dantesca di Ravenna. E attraverso una forte collaborazione con le società podiste, con le società sportive in questi anni, e a una forte collaborazione tra il mio assessorato e quello di Roberto, abbiamo sperimentato nuove attività che hanno portato degli ottimi risultati, e anche attraverso lo sport a valorizzare appunto zone come quelle del Parco del Delta, dei nostri percorsi fluviali o delle nostre pialasse pinete. Quindi una bella opportunità non solamente per fare sport e divertirsi, ma anche per comunicare la nostra bellezza. Vittorio, continuo con Costantini, perché intanto salutiamo Lorenza Venturini che si è unita al gruppo, poi dopo la sentiremo. Giacomo Costantini, Ravenna offre, l'ho detto, di tutto, però quello che più salta all'occhio ovviamente sono le bellezze storiche, e avete creato una maratona che si chiama Maratona Città d'Arte. Siete riusciti veramente a coniugare sport e arte, storia, e diciamo che c'è veramente un pacchetto importante, perché Ravenna diventi una delle culle di questo connubio. Cosa avete in serbo, se avete in serbo qualcosa per il futuro, per aumentare questo questo intreccio tra turismo e sport? Ma noi soprattutto è cambiata la percezione in questo mandato, anche da parte degli operatori, oltre che da parte della cittadinanza, su quanto gli eventi sportivi possono generare anche di economia e di ricaduta economica sul territorio. Quindi non è una questione solo di visibilità, però chi viene a visitare la nostra città anche solamente per una giornata viene anche accompagnato e comunque consuma e utilizza servizi della città. Quindi mentre un tempo, quando si davano contributi per questo tipo di attività, lo si vedevano come a un sostegno dell'associazionismo sportivo, del volontariato, quindi ad una spesa, noi l'abbiamo inteso di più come un investimento, andando anche ad offrire, ad integrare quella che era
la mera competizione sportiva con quello che la città offre, quindi anche collaborazioni con i siti museali, con la comunicazione del resto del patrimonio, con servizi che potessero migliorare l'accoglienza della città, perché è stato dimostrato poi da vari studi, non solamente dall'attenzione che poi noi abbiamo portato per capire quanto impattavano questi eventi nella nostra città, però è quando un'amministrazione investe in maniera continuativa, poi lo potrà dire l'assessore Fagnani quali sono state le scelte fatte su queste attività, perché molti dei finanziamenti poi arrivano dal suo assessorato. Quando una città investe in questa tipologia di attività, sa che il ritorno di ricaduta economica è almeno di 5 volte. Quindi la cosa sulla quale ci siamo concentrati ultimamente, dopo i successi della maratona, è stata anche quella di cercare di rafforzare alcune corse storiche come la Valle Pinete, di andare a premiare alcune iniziative che si rivolgevano anche non solamente ai grandi professionisti che fanno competizioni nazionali ed internazionali con la Teodora Run, e infine la neonata, sempre grazie alla grande professionalità di Ravenna Runners Club e delle associazioni podiste che li aiutano, con Park Race, che è l'ultima nata l'anno scorso a settembre e che ha avuto un enorme successo già dal primo anno. Vittorio. Sì, io ringrazio intanto entrambi i nostri ospiti assessori soprattutto per questo chiarimento della definizione della differenza tra spese e investimento. Appunto, lavorare sullo sport è un investimento con ricadute economiche concrete per il territorio. E proprio rimanendo sul tema delle ricadute economiche e sociali, ho due domande. Uno, se siete già in grado di quantificare in una città come Ravenna, estremamente legata alla cultura sportiva, dove tra l'altro una grande manifestazione come la Maratona di Ravenna si è mobilitata per sostenere l'ospedale della città durante la crisi con una raccolta fondi significativa. Ecco, se siete già in grado di quantificare l'impatto economico della clausura sul mondo sportivo e quali sono le misure per contenere invece l'impatto sociale sulle società sportive, molte delle quali rischiano di chiudere, si trovano in estrema difficoltà. Fagnani. Ah, sì, sicuramente le cose che in questo momento stiamo mettendo in campo come amministrazione sono proprio per cercare di sostenere le associazioni sportive del nostro territorio che in questo momento, a causa chiaramente dell'emergenza economica che è derivata dall'emergenza sanitaria, sicuramente sono in forte difficoltà. Le società hanno interrotto la loro attività insomma, nel mese di marzo, quindi comunque in piena attività stagionale, e quindi sicuramente molti iscritti, molte persone che hanno molti tesserati chiaramente non hanno più fatto attività e non tutti torneranno poi a settembre, quindi è chiaro che siamo subito concentrati in questo periodo qui per cercare di sostenere le attività che rischiano veramente la sopravvivenza. Il CONI aveva lanciato un allarme qualche mese fa parlando del 30-40% delle società che rischiano di sparire. È un allarme reale, è chiaro che soprattutto una città come la nostra, dove le realtà sono tante, sono diverse le azioni che bisogna mettere in campo con l'amministrazione pubblica, e dico anche che poi deve essere un lavoro di squadra, ci deve essere l'aiuto della regione, ci deve essere l'aiuto dello Stato, ci deve essere anche l'aiuto delle varie federazioni, come poi sta avvenendo. Ci sono per alcune società, soprattutto quelle calcistiche che gestiscono anche strutture, quindi anche un patrimonio comunale, problemi di liquidità, e quindi il nostro attire in questo momento è nel cercare di dare una liquidità immediata che permette di poter mantentare il campo e di poter quindi anche offrire una struttura sportiva adeguata soprattutto per i nostri ragazzi, soprattutto per quello che riguarda lo sport di base. Stiamo intervenendo per quello che riguarda i costi delle palestre, che sono molte società che chiaramente usufruiscono delle nostre palestre. Abbiamo dato la possibilità alle palestre, a chi aveva delle palestre private, di poter svolgere la propria attività nei nostri parchi pubblici senza spese.
C'è un telefono che è partito. Sì, è partito il telefono. È chiaro che anche in termini di eventi sportivi, insomma, le ricadute saranno importanti, perché molti eventi sono saltati, alcuni sono stati posticipati, altri proprio rimandati al 2021. Quindi noi ci siamo per poter, stiamo continuando a sostenere il nostro sport anche dal punto di vista economico. Quindi. Bene, grazie. Sabrina, vuoi salutare tu i nostri ospiti? Sì, saluto l'assessore Roberto Fagnani, che insomma lo lasciamo alle sue premiazioni, insomma a quello che dovrà ricevere questa bella bandiera gialla. Salutiamo anche Giacomo Costantini, che insomma in questo periodo è molto impegnato anche lui per quanto riguarda una notte rosa che sta arrivando anche nelle nostre zone, quindi insomma diamoci da fare. E non solo, siamo sempre attivissimi. Grazie a entrambi per essere stati così. Due assessori, mi ha fatto molto piacere. Grazie. Avere turismo e ovviamente sport presenti alla nostra puntata di Run to You, quindi vi dico buona corsa anche a voi, perché so che entrambi siete podisti. Grazie, buon lavoro. Grazie. Buon lavoro. Buon lavoro. E noi passiamo a salutare nuovamente Lorenzo Venturini, che è la seconda ospite della prima parte della nostra trasmissione, e se sei d'accordo, Sabrina, facciamo presentare a Vittorio. Lorenzo, prego Vittorio. Oh, Lorenzo, benvenuta, ben trovata. Dunque, partiamo subito con te. Lasciamo che la tua presentazione passi attraverso la tua storia. Io anticipo solo che sei una podista, una donna che corre, che ha cominciato a correre dietro alla figlia per poi iniziare a correre per conto suo, con premi che sono arrivati in enorme numero. E raccontaci un po' com'è nata questa tua passione per il mondo della corsa. Io ho cominciato, appunto come hai detto tu, a accompagnare mia figlia alle corse, perché prima io facevo la parrucchiera, non avevo tempo, non ho mai fatto sport. Poi ho cominciato a accompagnare mia figlia, ho detto ma ormai che l'accompagno corro anch'io, e ho iniziato. Dopo lei ha smesso e io ho continuato. Quindi in famiglia una che corre c'è, insomma. Esatto, c'è. Correva, perché adesso studiando e lavorando non corre più, però io proseguo. No, appunto dico, non c'è più tua figlia, ma ci sei tu, che tieni alto il nome della famiglia. Vittorio, prego. Perché spesso e volentieri succede così nelle famiglie: partono i figli per qualche motivo, i genitori vanno o vanno i genitori, poi i figli si aggiungono e poi dopo un certo periodo poi ritornano i figli e insomma c'è una gran via vai nel mondo politico. Si è corso, allora Lorenza, ciao, piacere di conoscerti. Ciao, piacere. Tu quindi hai iniziato a correre per amore della famiglia? Sì. Sì, accompagnando mia figlia, e poi anche perché facendo la parrucchiera a contatto con le clienti era uno sfogo. Anziché ammassarne qualcuna, ho deciso di... Beh, vedo che dietro alle tue spalle hai tantissime medaglie, insomma, mi sembra che più che un hobby sia diventato un secondo lavoro il tuo, quello di correre. Sì, infatti, dopo mi sono talmente appassionata che infatti tutti dicevano ma sei matta, però io andavo, mi piace mettermi in gioco, anche se non ho la velocità. Quale distanze prediligi tu, Lorenza? Ma io preferisco sicuramente un po' più lunghe, perché le corte proprio non ho la velocità. E specialmente montagna e campestri, perché abitando a Vergato, vicino a Grizzana Morandi, c'ho un po' di collina. Le pari proprio non le digerisco. Come dire, l'ambiente naturale intorno non ti manca, ma elencaci un po' quali sono stati alcuni dei tuoi trofei, delle vittorie nella tua carriera. Tanti, i campionati italiani WISP tantissimi, perché quelli li faccio tutti, per costanza, non per velocità, però. E poi sono partecipato agli europei, mondiali, ho vinto ovviamente non come
individuale perché le straniere vanno più forte, però delle volte anche l'anno scorso, due anni fa, i 10.000, i 10 km in pista e strada, prima delle italiane, poi vabbè, le altre erano troppo veloci. Beh, prima delle italiane non è mica poco, Cioè, sì, infatti anche perché io le faccio tutte. Mio marito dice, è meglio che stai a casa a fare i tortellini, visto che vai piano, però io vado. Di cominciare a tentare le due cose insieme. Esatto, faccio lui prima, però. Scusami Lorenzo, dicevo, perdonami Vittorio. No, perdonami, non sono abituato. Non avevo sentito la domanda, rispondi Lorenzo, prego. No, non mi ricordo più, ormai. Vabbè, allora dico io, ho come l'impressione che se ci inviti a mangiare i tortellini fai bene anche quelli, così a occhio. Sì, 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 però prima corro, poi i tortellini se ho tempo. Ok, bene, bene. Una domanda, tua figlia, sì? La figliola, come l'ha presa quando non solo la mamma ha cominciato a correre insieme a lei, ma poi insomma sono cominciati ad arrivare i risultati? Ah, contentissima, lei ama correre come me, cioè come non so chi dei due di più, però è contentissima. Mio marito no. Cioè, il marito, abbiamo capito che è privato dei tortellini è un po' in difficoltà. E poi mi faccio lo stesso, non è che... Infatti lui dice sempre, chi cessa matesse in dialetto vergatese, cioè chi invecchia matisse. Ma... Ah, chi invece la matesse, ho capito. Vabbè, se la facciamo tra il romagnolo e l'emiliano. Sì, è un incrocio. Senti Lorenza, la domanda è questa, ma da quanti anni è che corri tu? Ma io ho iniziato appunto tardi, 15 anni. Quindi vuoi dire che c'è tempo ancora per me? Cioè, a che cosa ti serve correre a te? Hai detto per non uccidere qualche cliente. Sì, ma adesso poi non lavoro più, quindi sono in pensione. Ma correre fa benissimo, e ti dà un'emozione, io amo correre, ti dà un'emozione unica. Ovviamente chi si allena di più con l'allenatore va meglio. Io però sono contenta così. Quando vado all'estero, parto da sola... mi piace indossare la maglia dell'Italia, mi piace, insomma, è un'emozione unica, grande. Beh, intanto l'emozione di indossare una maglia dell'Italia non è che capiti a tutti, cioè, quindi già questo vuol dire che tu stai facendo anche dal punto di vista tecnico delle buone cose. E, questo lockdown come l'hai vissuto e come invece, cioè, quali sono i progetti per il futuro? Allora, il lockdown è andato bene perché io ho un giardino non grandissimo, non sono stata brava come il collega che ha fatto la maratona in terrazza. Io ho un giardino, però con un po' di salite e gradini, e ho corso lì tutti i giorni, io non facevo 42 al giorno, però tutti i giorni, quindi ho fatto, hai presente i castelli con il fossato intorno? Ecco, nel mio giardino è venuto il fossato, avrò fatto quasi 500 chilometri. E dalla terrazza tutti mi guardavano, chi diceva brava, ma quanti chilometri hai fatto? Qualcuno invece scossava la testa, come dire, questa è andata, il lockdown le ha dato esaurita. E i miei progetti, io vorrei tanto riuscire a vincere una medaglia o ai mondiali o agli europei, però tutti mi dicono è impossibile. Vabbè, noi parliamo tutti i giorni con atleti che puntano a vincere una medaglia alle Olimpiadi, quindi insomma noi ti facciamo un grande bocca al lupo per poter vivere il tuo sogno ancora per tantissimo tempo e continuare a correre perché i nostri sono campioni di corsa. Bene, salutiamo Lorenzo Lepolini, ringraziamo per essere stata con noi. Noi invece andiamo a parlare da una donna ad un'altra, Anna Incerti, che è la atleta che con piacere ci viene raccontata da Daniele Menarini nei suoi campioni di corsa. Daniele Menarini ci racconta Anna Incerti. Un saluto ai nostri telespettatori, ai podisti, a tutti coloro che ci seguono. Un saluto a Daniele Menarini, direttore di Correre, con tutti i suoi campioni di corsa che ci racconta settimana dopo settimana. Daniele, oggi qui per parlare, diciamo, concludiamo il trittico di grandi donne della maratona italiana con Anna Incerti, che è atleta
Ecco, tu hai detto che eri presente alla maratona di New York vinta da un'italiana, io ero presente alla maratona dei giochi del Mediterraneo vinta da Anna Incerti a Pescara nel 2009, quindi insomma, diciamo che qui non so se c'eri anche tu, però no, ero alla cerimonia di apertura, poi sono dovuto scappare, purtroppo non ho visto la vittoria di Anna, però ecco, diciamo è stata una grande gara. Cioè, grande gara, ma non l'unica grande gara di Anna Incerti. Assolutamente. Anche qui Enrico, rinnovando i saluti a te e a coloro che hanno la pazienza di seguirci, approfitto di una descrizione inevitabilmente sommaria di una grande atleta anche per tirare fuori degli aspetti dell'atletica di cui questa atleta, mamma mia, le ripetizioni oggi, è un pochino il simbolo. In parole povere, cosa ti voglio dire? Ti voglio dire che sembra, come dire, una cosa scontata, banale, ma non lo è per tutti. Anna Incerti è campionessa d'Europa con il titolo vinto a Barcellona nel 2010. Perché la do come una notizia? Perché all'epoca non arrivò prima, ma davanti a lei c'erano atlete che giustamente sono state poi tolte dalla classifica per motivi di doping. Ricordo anche che a seguito di questi provvedimenti, che purtroppo sono sempre tardivi, perché la gioia di salire sul podio che hai meritato non è più restituibile. Pensa che ad esempio in questo caso non soltanto Anna è diventata campionessa d'Europa, ma tutta la squadra italiana ha vinto, all'epoca c'era il titolo anche a squadre, quello che una volta era la Coppa Europa, poi dopo è stata messa dentro al campionato europeo. Ebbene, le ragazze della Coppa Europa, Rosalba Console, la Toniolo, Deborah Toniolo, insieme ad Anna Incerti, si sono poi viste consegnare le medaglie in una scatola di cartone che è arrivata alla Federazione Italiana di Atletica, la quale ha fatto quello che poteva fare. Nella prima edizione disponibile dei campionati italiani a Milano, la mattina al termine delle gare di qualificazione, ha fatto salire sul podio queste atlete. Lì c'ero, Enrico, e mi sono reso conto che da una parte era una cosa simpatica, una piccola festa in famiglia. C'è una foto di Giancarlo Colombo dove sono sul podio con i loro piccoli bambini, no? Che ti dà anche l'idea dell'intensità della loro vita di donne oltre che di atlete, però al tempo stesso ti viene da dire e vabbè, però non è giusto, perché hanno fatto una grande cosa, Anna in particolare, e il pubblico inevitabilmente non è quello che c'era in quel momento nello stadio pieno, e ti viene da pensare che con i budget di cui le grandi organizzazioni internazionali dovessero essere a disposizione, sto aprendo una piccola parentesi poi tu mi fermerai, forse la cosa più giusta è quando ad esempio in un campionato d'Europa o in un campionato del mondo si arriva all'edizione dopo e si fa la cerimonia di apertura, avere il coraggio di dire allora dobbiamo rifare delle premiazioni dell'altra volta, perché nel frattempo le cose sono cambiate. Sarà il male di offrire un biglietto aereo, un hotel a qualche atleta che in 4 anni non è più della nazionale, ma secondo me potrebbe essere, come dire, un gesto di rispetto per l'atleta pulito che ha avuto soltanto la sfortuna di incrociare la propria strada con atleti, in questo caso atlete, che pulite non sono. Nel caso di Anna Incerti, ti chiedo semplicemente, getto lì una domanda nel vuoto, cioè cosa c'è di giusto quando si parla di doping? Niente, cioè quindi alla fine purtroppo l'ingiustizia è comunque regna, e quindi qualsiasi cosa che si fa dopo è sempre una pezza che si mette. Sono d'accordo con te, è inevitabilmente una pezza, come dici tu. Credo che da parte dei dirigenti internazionali si debba avere il coraggio di non vergognarsi, non è colpa di nessuno, o meglio, le responsabilità ci sono, però dire, guardate, ci siamo sbagliati. Io lo faccio tante volte, lo fai anche tu nel tuo mestiere, nel nostro, no? Quante volte ci sbagliamo noi? È chiaro. I nostri. Va bene, detto questo per vivacizzare un po', nella grande carriera di Anna Incerti, anche qui vado a tirare fuori gli allenatori. Nel suo caso Tommaso Ticali, ma attraverso Tommaso Ticali tirò fuori la Sicilia, di cui Anna Incerti è una delle massime espressioni, perché la Sicilia, Enrico, è il nostro Kenya. Se noi andiamo a vedere quanto abbiamo saputo vincere grazie agli atleti siciliani, in questa estate del 2020 celebriamo i 30 anni purtroppo, perché lì ci siamo un po' fermati, ma comunque del record italiano di Salvatore Antibo, uomo capace
di vincere due volte il campionato europeo nella stessa edizione, nei 5.000 e nei 10.000. Dietro Salvatore Antipo c'era Gaspare Polizzi, che in qualche modo è il capostipite di questi grandi allenatori siciliani, e Tommaso Ticali, che prima di Anna Incerti e di suo marito Stefano Scaini, comunque un ottimo maratoneta, aveva allenato Massimo Vincenzo Modica, come già in altre puntate ricordato, medaglia d'argento ai campionati mondiali di Siviglia, sul podio con Baldini e con Goffi, quando l'anno prima, nel 1998, a Budapest, facemmo il triplete della maratona, non c'era mai riuscito, perché nel 90 Gelindo Bordino aveva vinto, Gianni Poli era arrivato secondo, ma Salvatore Bettiola era arrivato quarto, tanto per dire quanto forti siamo stati. Ecco, Tommaso Ticali è parte di questa grande cultura della corsa in Sicilia, che ci ha dato tanto in termini di atleti, a partire da il povero Zarcone, ma ancora più indietro. Credo che soltanto mettendo insieme tutti questi ragazzi passati dalla favorita ad allenarsi si tira fuori un bel pezzo dell'atletica italiana. Però anche qui va detto con rammarico, chissà quanti talenti ci siamo persi in quella regione meravigliosa che dispone di queste, lasciamela chiamare, patrimonio etnico, naturale, dovuto al fatto che lì si sono incrociate grandi civiltà, dagli arabi ai normanni, e sicuramente tanti ragazzi sono diventati vecchi senza sapere che potevano essere dei piccoli Salvatore Antipo o delle piccole Anne Incerti, che resta, come abbiamo ricordato, nel novero delle migliori maratonette italiane. Bene, parlando di Sicilia, fammi ricordare, anche se non fa parte del novero dei campioni, delle campionesse della corsa, però Anna Rita Cidotti, che era una grande faticatrice, una grande campionessa, e diciamo la ricordiamo tutti con grande affetto e per tutto quello che ci ha regalato. Giulietto Marea 10, Enrico Spada, bravo, giustissimo. Grazie a Daniele Menarini, e noi ci vediamo la settimana prossima sempre con i nostri campioni di corsa. Bene, allora ringraziamo Daniele Menarini per il solito racconto pieno di particolari, una bella storia quella di Anna Incerti, e noi salutiamo i nostri ospiti che avete già intravisto nella fine della parte precedente. Salutiamo Anna Piatto, presidente della Teodoro Ravenna Run, la corsa di cui ci occupiamo oggi, salutiamo il socio della TRR Francesco Tondini, e salutiamo l'atleta Lorenzo Lotti, che insomma ha ottenuto importanti successi nel Ravennate. Sabrina, lascio a te la parola, vai per raccontarci la Teodoro Run. Teodoro Ravenna Run è stata una bellissima scommessa, diciamo che è stata vinta sin dal primo anno, il secondo come tutte ha pagato quello che è stato il lockdown, però la Teodoro Ravenna Run, abbiamo avuto ospiti anche assessori per parlare di territorio e sport, perché questo è Teodoro Ravenna Run, vero Anna Piazza, la presidente? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno. Teodoro Ravenna Run nasce, diciamo, la nostra manifestazione per presentare il nostro territorio, quindi facciamo sì che, insomma, lo sport attraversi la nostra cultura. Come nasce Teodoro Ravenna Run, Anna? Beh, l'insieme di un po' di atleti, di altre associazioni, che vogliono fare qualcosa insieme, uniti su tutto il territorio. Non è una gara di tipo agonistico, vero? È una passeggiata che vuole coinvolgere un po' tutti, famiglie, chi solo cammina, turisti, insomma ci mettiamo un po' di tutto dentro la Teodoro Ravenna Run. Questa è stata la prima edizione. Sì, la prima edizione era appunto del 2019, è stata fatta apposta per tutti, per chi in realtà mai ha corso, per i bambini, per le famiglie, per chi ha disabilità, cioè per conoscere la nostra città e i nostri monumenti attraverso questa decina di chilometri per Ravenna. Teodoro Ravenna Run è però anche socializzazione, è anche beneficenza, la vediamo, queste sono le immagini della prepartenza della non competitiva, ma è anche tanta solidarietà, e abbiamo proprio Francesco Tondini qui presente, perché è stato uno dei soci che durante il periodo di lockdown, addirittura col proprio mezzo privato, si è fatto portavoce, e soprattutto il
trasportatore materiale di aiuti che sono stati raccolti dalle società grazie anche a WISP e tramite Teodora sono stati distribuiti sul territorio, vero Francesco? Sì, ciao, ciao a tutti, ciao Sabrina, saluto anche gli altri che sono presenti. Teodora Ravenna Run è nata in quell'evento di maggio con la collaborazione di un'associazione Cuore Territorio, un'associazione qui della zona gestita da Giovanni Morgese, che ci ha dato la possibilità di avere un screening cardiologico in quell'evento lì, e poi ha dato il via a tante altre iniziative di solidarietà. Quella che citavi poco fa è nata da una esigenza, da una volontà di alcuni soci di Teodora, ma anche di altre associazioni, e grazie anche a Gabriele Tagliati, presidente della WISP, e Raffaele Alberoni, presidente del coordinamento. Ci siamo trovati in una situazione dove alcune gare erano già state programmate, ma ovviamente purtroppo per colpa del Covid sono state rinviate o annullate, e alcune società avevano già cominciato ad acquistare premi di partecipazione alimentari e non. Dal di lì è nata l'idea di dire come possiamo utilizzare questi beni per un'organizzazione che si occupa di volontariato, e abbiamo fatto da collettore, grazie anche ad altre associazioni, per esempio il Centro Sociale Tondo di Lugo, per esempio anche alcune cooperative sociali del territorio, o Caritas di Ravenna e Cervia, e Terzo Mondo Onlus, e anche Reti Esigenti, che è un dormitorio per persone che hanno difficoltà. Quindi abbiamo pensato di raccogliere questi beni alimentari e di portarli, ovviamente con tutte le precauzioni che il Covid ci obbligava a tenere, di portare a queste associazioni, non per ultima anche l'ospedale di Ravenna, che devo dire hanno avuto una gran disponibilità e hanno risposto in maniera molto veloce a una mia domanda di che cosa avete bisogno. Ci hanno fatto un elenco di diverse cose che noi avevamo o comunque abbiamo reperito grazie ai nostri fornitori che già con cui collaboriamo durante le nostre podistiche o durante i nostri rapporti lavorativi privati, ecco. Quindi questo è stato molto importante. Devo anche dire grazie a Beniamino Morgagni, che mi ha aiutato nelle consegne, e logisticamente parlando non avrei fatto tante cose se non ci fosse stato lui, e anche tutti i presidenti delle società che hanno messo a disposizione il loro magazzino, diciamo i loro prodotti che erano stoccati per altre, diciamo, per altre esigenze. Quando abbiamo chiamato, quasi tutte le società, se non tutte addirittura, hanno risposto presente, e questo la dice lunga sulle potenzialità che ha questo settore e queste persone che compongono tutte le varie associazioni. Bene, grazie Francesco. Sabrina, vogliamo coinvolgere anche Vittorio e anche Lotti, con cui poi parleremo anche nella prossima parte della trasmissione, perché insomma diciamo che il progetto Teodora Ravenna Run è un progetto davvero interessante. Io ho una prima domanda intanto per Anna Piazza: pensate di farlo diventare competitivo nelle prossime edizioni? Non ti sentiamo, bisogna che mi abiliti il microfono. Eccola. Scusate. Questa manifestazione in questo momento no. Vogliamo che sia aperta a tutti e non... ovviamente adesso ci sono tanti altri limiti, quindi, però pensavamo di lasciarla ancora così, aperta a tutti, per godere proprio tutti della nostra cultura, delle nostre bellezze. Però nel contempo poi ovviamente è nata un'altra manifestazione, che è la Maratona di Classe, che invece quella è stata ovviamente fatta prettamente, esclusivamente competitiva. Bene, Sabrina?
Competitiva invece è quella che è la maratona di classe, che è giunta all'ultimo dell'anno del 2019, 31 dicembre, i podisti hanno realizzato una podistica ed è per questo che abbiamo l'atleta presente, che è Lorenzo Lotti, che è stato il grande vincitore di questa prima edizione. Lorenzo, che è un podista, se abbiamo sentito la Venturini, che è podista per famiglia, per amore, lui è un podista per salute, giusto? Perché per esigenze di salute, Lorenzo, ha iniziato così. Ciao, ben trovato, Lori. Ciao a tutti. Sì, dai, diciamo che il mio è stato un percorso un po' anomalo, nel senso che non è tanto che corro, sono 4 anni. Nel 2016 ho fatto la mia prima gara e diciamo che prima lavorativamente nell'ambito dei locali, allora per necessità ho dovuto iniziare a correre per dimagrire un po', per mettermi in forma, per problemi alla schiena. Dopo mi sono appassionato e adesso sono diventato anche abbastanza forte. Molto forte, non abbastanza, anche perché, se io non ricordo male, ti sei vinto anche l'Eco Maratona del Sale, ti ho conosciuto lì, insomma, avevi appena iniziato per problemi di schiena, c'è chi dice che correre fa male alla schiena, invece tu mi confermi che correre fa benissimo, alla tua di schiena soprattutto. Diciamo che io, niente, dai, ho iniziato a correre dopo 2 o 3 mesi che correvo, perché sono sempre stato un po' megalomane. Ho detto, faccio una maratona, non avevo mai fatto una 10, una 5, niente. Ho fatto la maratona di Roma, che mi ricordo nel 2016, che è stata la mia prima gara, che non avevo neanche, per dirti, l'orologio. L'ho fatta così, ho fatto 3 ore 00 e poi dopo 6 mesi ho fatto New York, che ho fatto 2:48. Dopo dal di lì in poco tempo sono arrivato secondo alla maratona di Genova, ho vinto 2 volte la maratona di Catania, ho vinto la maratona di Messina. Ho vinto la maratona di Sasso, la Verdi Marathon, Sasso Maggiore Terme. Sono arrivato quinto italiano alla maratona di Rotterdam. Dopo ho fatto dei bei risultati, dai. E gran bei risultati, Lorenzo. Ho fatto un Ironman, ho fatto la 100 km. No, dicevo maratona di Rotterdam, che è una delle più frequentate dagli italiani, quindi quinto italiano alla maratona di Rotterdam vuol dire veramente che vai forte, ma insomma tutto quello che ci hai elencato fino adesso sono veramente risultati straordinari. Vittorio aveva una domanda. Vado prima io, scusami, okay. Ci siamo accordati io e Vittorio in itinere, ma Lorenzo, scusami, ma tu cosa fai nella vita? Beh, allora io c'ho, vabbè, tanto sono assessore qui nel mio comune, il comune di Perdappio. Da un anno sono assessore allo sport, oltre che al turismo. E poi, niente, c'ho un'azienda di abbigliamento. Per esempio queste magliette, questi t-shirt. Ho capito, quelle t-shirt che vedo in giro con quel taschino particolare, personalizzato, sono le tue, colpa tua. Sì, è colpa mia. Senti una cosa, piace l'abbigliamento trendy al podista? Ma sai, il podista piace un po' tutto, dai, l'abbigliamento. Comunque adesso sta cambiando un po'. Secondo me, mentre il ciclista era già più abituato a spendere di più, diciamo, nella bicicletta, in tutto, già comporta una spesa maggiore. Per esempio, i ciclisti, noto che anche amatorialmente hanno tutti un preparatore, o comunque hanno delle nozioni, diciamo, più tecniche che un podista. Un podista è abituato a mettersi un pantaloncino, una maglietta, a spendere meno già inizialmente e a correre. Invece, secondo me, ultimamente sta cambiando anche il discorso del podismo, un mondo in crescita, un mondo che anche lì si sta, tra virgolette, ci tiene più all'immagine, ma anche alla tecnica, diciamo. Vittorio. Sì, io volevo chiedere ad Anna, intanto complimentandomi con loro per il lavoro che hanno fatto e anche il sostegno che hanno saputo portare attraverso la loro società sportiva e attraverso la manifestazione al territorio. E come stanno andando le cose adesso? Cioè, quali prospettive ci sono per la vostra realtà associativa e quali preoccupazioni? Beh, purtroppo le preoccupazioni sono che, insomma, le attività sono fermate e
stiamo lavorando, e appunto anche nella puntata precedente ho sentito, con WISP si è cercato con, di fare il protocollo, cerchiamo di seguire quelle che sono le indicazioni più ampie attorno a noi per cominciare a riprendere piano piano, cioè, ci piacerebbe riportare un po' il movimento organizzato, ecco. È difficile, come più volte dette, purtroppo il nostro movimento è stato un po' macchiato dalla nomea di autori del Covid. È una cosa semplice muoversi, quindi poi anche chi in realtà non è quello chiamato podista si è mosso, quindi siamo stati un po' coinvolti. E speriamo che con queste nuove protocollo possiamo ricominciare a fare un po' di movimento, ovviamente con i numeri ristretti, però un passo alla volta, ecco, com'è la corsa, insomma, un passo dopo l'altro. Bene, allora chiudiamo, Sabrina, questa parte e poi ci ritroveremo ancora con una parte di questi ospiti, ma anche con qualche nuovo ospite nella prossima. Allora, direi che è il momento di Danny Frigioni, come ogni settimana, racconta le tue storie di corsa. Anche oggi ovviamente ci terrà compagnia con andando a recuperare una vecchia gara. Io ringrazio Anna Piazza per essere stata con noi, ringrazio Francesco Tondini per essere stato nostro ospite. Lorenzo, lo invitiamo a rimanere qui con noi perché nella prima parte del prossimo blocco parleremo ancora un po' con lui e andiamo ad ascoltarci le storie di corsa di Danny Frigioni. Quest'oggi parliamo di una classica del panorama nazionale e soprattutto romagnolo, la Cinque Ville di Bertinoro, gara che è stato un punto di riferimento per gli organizzatori delle più grandi gare del nostro territorio, e il grande maestro Adriano Lelli è riuscito a portare in quel di Bertinoro, a correre in mezzo alle vigne dell'Albana, tanti campioni italiani soprattutto, ma anche stranieri. In questo caso parliamo invece di edizioni in fase calante della competizione, dei nomi da proporre, ma che ha regalato grandi soddisfazioni proprio ai tifosi romagnoli. Parlo dell'edizione 2009, dove soprattutto in campo femminile si verificò una anomalia di una grandissima rimonta da parte delle gemelle Martina e Valentina Facciani nei confronti di due atlete esperte e soprattutto esperte di gare in montagna come Anna Nano e Daniela Paterlini. Allora, la gara, come qualcuno di voi saprà, è anomala anche per antonomasia, nel senso che partendo dal colle di Bertinoro può vantare i primi praticamente 5 chilometri tutti di discesa, dove solitamente invece si verifica il contrario, cioè la prima parte in salita e la seconda parte in discesa. Questa è una caratteristica della gara che conoscono tutti gli atleti prima di partire, ma Martina e Valentina erano praticamente debuttanti nelle gare romagnole, almeno erano ancora più avvezze alle gare su pista, almeno nella prima fase della loro carriera. Lasciarono fare le più esperte antagoniste, e nella fattispecie Anna Nanu, che è una rumena di origine ma romagnola di adozione per matrimonio, è valutatissima nel panorama nazionale di corse in montagna, e parliamo di 11 anni fa, era proprio nell'apice della sua carriera, un po' per spaventare le colleghe, ma anche forse per cercare di guadagnare il più possibile, si buttò a capocollo nella discesa verso Panighina e guadagnò un discreto margine nei confronti di Daniela Paterlini, mentre Martina e Valentina Facciani, seppur originarie di Bagno di Romagna, quindi di salita ne hanno masticato fin dalle prime
della loro giovane età, erano un po', sono state un po' più accorte nell'affrontare la discesa. Fatto sta che dopo 2-3 chilometri di pianura da Panighina verso Fattoria Paradiso, le due atlete bagnesi, ormai cesenati di adozione, si avvicinarono alle contendenti. Nel frattempo si erano modificate le posizioni, con la Paterlini a guidare e la Nano all'inseguimento. Da Fattoria Paradiso praticamente il percorso è quasi tutto in salita e le due gemelline hanno fatto tesoro della loro giovane esperienza, risparmiando energie, e piano piano hanno conquistato verso la salita di Bracciano e poi l'ultima ripida che portava di nuovo gli atleti in Piazza della Libertà, la schiena delle avversarie, prima superando Anna Nano, poi la Paterlini che era ancora in testa, e praticamente incredule hanno affrontato questa passerella finale dell'ultimo chilometro verso la Piazza della Libertà, praticamente appaiate. Loro sono sempre solite dire che deve vincere la più forte, quindi a un certo punto Martina ha staccato Valentina, ha conquistato la vittoria al debutto nella grande classica di salita di Bertinoro, e con 8 secondi di vantaggio nei confronti di Valentina e più staccate Paterlini e Anna Nano. Tanto per dare l'idea, in campo maschile si realizzò una delle tantissime doppiette che poi si verificheranno nell'arco degli anni, cioè prima Martina Facciani, primo Gianluca Borghesi. Deco Industrie. Lucci Trasporti e Spedizioni SRL, sede operativa via Bondi numero 15, zona Bassette a Ravenna, telefono 0544 45 48 53, email lucci.trasporti@libero.it. Terre Cevico vi invita a visitare l'Enoteca Terre Cevico, via Fiumazzo 72, a Lugo, ed anche il suo nuovo punto vendita dentro Fico, fabbrica italiana contadina, a Bologna. Gruppo Consar, da oltre 40 anni radicato sul territorio e anche in tutta Italia, con magazzini logistici, piazzali e depositi. Opera a 360 gradi dal trasporto internazionale sino alla City Logistic, offrendo anche molteplici altri servizi professionali alla grande industria e attività locali, operando attraverso un sistema di qualità certificato. Gruppo Consar è sinonimo di una solida realtà che si muove, cresce e si evolve. Ora anche con nuove sedi a Forlì e Faenza. Consar, la garanzia di un grande gruppo con cui fare tanta strada insieme. Unipol Sai Assicurazioni, Assicop Romagna Futura, il tuo agente Unipol Sai sui territori di Forlì Cesena, Ravenna Rimini e Repubblica di San Marino. Ti aspettiamo nei 50 punti di consulenza e servizio per offrirti prodotti assicurativi e bancari su misura. Cerca il punto di consulenza più vicino a te su www.assicop.it/romagnafutura. Ti aspettiamo. La forza del gruppo Consar è da sempre nella logistica e nel trasporto integrato in Italia e in Europa, ed è il risultato di una lunga storia. Una storia di uomini, di investimenti, di qualificazione e rinnovamento come Consar Service, un progetto nato nel 2019 destinato alla logistica per la piccola e media distribuzione, in modo particolare nel settore dei prodotti alimentari e della ristorazione a temperatura controllata, frutto di un investimento sia di tipo strutturale, creando magazzini hub per lo stoccaggio sia a temperatura ambiente che da 0 a meno 20 gradi di merci palletizzate, sia di tipo organizzativo, coordinato da un nuovo dinamico gruppo di giovani operatori. Ancora una volta, la forza, l'esperienza, la professionalità e ora l'innovazione del gruppo per percorrere assieme il futuro del trasporto. Consar Service.
Se ti chiedi come io abbia affrontato oltre 70 tra maratone e ultramaratone, tra cui la Atene Sparta Atene, 246 km, la Ultra Milano Sanremo, 285 km e 5 volte la 9 Colli Running, la risposta sta qui, qui e qui. Natura Nuova, scopri la nostra passione per i frutti della terra. Dal cuore della Romagna, frullati e polpe della migliore frutta fresca, sempre con te. Tofu, seitan, tempeh, ricchi di proteine e biologici, l'alternativa vegetale, sana e gustosa. Natura Nuova, un mondo più buono. In collaborazione televisiva con Assicop Romagna Futura, Gruppo Consar, Natura Nuova, Conad, Terre Cevico, Deco Industrie Scala, Randi Piadina, Lucci Trasporti e Spedizioni. MTV Ness è come me, fa le cose sul serio ma sempre con il sorriso. Quello che ti regala il nome dei suoi integratori. L'allenamento, la fatica, non mi fanno paura, nemmeno il buio. Yeah! Viaggio nel mezzo del niente. Mi sembra che abbiamo fatto un gran bel lavoro. Bene, torniamo qui in studio, per dire, insomma, è uno studio virtuale, ma è un bello studio. Salutiamo Gabriele, Gabriele Tagliati, presidente della WISP Emilia Romagna. Salutiamo anche Raffaele Alderoni, che viene a suonare, Lorenzo Rossi, Vittorio Martone. E lascio proprio a Vittorio l'incombenza di intervistare Gabriele per darci qualche aggiornamento del mondo WISP. Sì, allora Gabriele, qualche giorno fa, la settimana scorsa, ci è stata anticipata da Rita Scalambra qui in trasmissione la notizia di questa stramare nuova iniziativa che già da qualche anno era stata proposta da WISP e che ritorna quest'anno nonostante tutte le difficoltà. Tu che al mare ci sei fisicamente, lo sentiamo dai rumori di sottofondo e purtroppo per lavoro, non a goderti il mare in vacanza, ti chiediamo di raccontarci di questo evento.
Salve, grazie a tutti. Sono il presidente della UISP del territoriale Ravenna Lugo, non Emilia Romagna. Niente, stramare sì, è un'idea UISP che alcuni anni fa è già stata proposta a Rimini, a Cesenatico, e abbiamo cercato quest'anno di quando ancora eravamo in era pre-Covid, di riproporla facendo un circuito che abbracciasse tutta la costa dell'Emilia Romagna, quindi da Ferrara fino a Rimini. Questo circuito quindi inizialmente prevedeva tappe in ognuno dei territoriali, l'abbiamo studiata, l'abbiamo guardata, l'abbiamo portata avanti finché poi dopo il Covid ha bloccato un po' tutto. Le ultime aperture che ci sono state con le ultime delibera e soprattutto anche i chiarimenti che abbiamo avuto grazie anche all'impegno del regionale UISP per poter andare avanti, ha fatto sì che ci siamo rimessi subito in moto grazie anche ad Alberone e all'impegno di tutto il movimento dei podisti, e quindi niente, possiamo già dire che abbiamo tre tappe già fissate: il 4, l'11 e il 18 di agosto nel territorio di Ravenna, Lido di Savio, Marina di Ravenna e Marina Romea. Poi questa mattina hanno anticipato che a Cesenatico dovrebbe essere il venerdì 20 di... Qualche problema di collegamento? Invece per Gabriele, sabato è stato venerdì 28 agosto e per Rimini... Gabriele, perdonami, ripeti le date perché non ti ho sentito. Purtroppo ci sono un po' di problemi tecnici. Vittorio, hai tu le date delle tramare? Eventualmente no, te le può fornire allora, anche Raffaele sicuramente nella prossima assolutamente sì. Raffaele, prego. Allora, le date sono quelle di Ravenna, che diceva. Mi sentite ora? Eccoci, vai Gabriele. Ti sentiamo male, ma ti sentiamo, prego. Mi sentite adesso? Sì, prego. Scusate. Allora, dicevo, le date di Ravenna sono il 4, l'11 e il 18 di agosto. Saranno Lido di Savio, Marina di Ravenna e Marina Romea. Mentre questa mattina appunto è purtroppo così mi hanno comunicato che Forlì Cesena stava guardando l'opportunità di farla il venerdì 28 e sabato 29 agosto Rimini, ma soltanto Ferrara che ancora doveva appunto dire. Una tappetta che di fatto riunirà tutta quanta la Riviera Romagnola nelle varie province per, come dire, darsi una mano anche simbolica attraverso le organizzazioni di manifestazioni podistiche. Gabriele, noi ti ringraziamo tanto, sappiamo che sei impegnatissimo e dobbiamo liberarti, per cui ci aggiorneremo sicuramente in corso d'opera sugli sviluppi di questa stramare. Grazie, scusate, ma sia per il collegamento che per la velocità. Grazie comunque. Però la domanda ce l'ho per Tagliati. Almeno la gente al mare c'è, ci confermi che c'è tanto turismo? La gente c'è, ha voglia di divertirsi, ha voglia di muoversi, ed è per questo che è importantissimo che un'associazione come la nostra dica ok divertirsi, ok il movimento, rispettando le regole. Bene, buon grazie. Lavoro Gabriele. Grazie Gabriele, buon lavoro. Beh, insomma, abbiamo Raffaele Alberoni, vogliamo anche da lui magari una parola sulla tramare, su quello che rappresenta. È forse una degli appuntamenti più attesi in assoluto della storia della UISP, perché sono tutti qui che aspettano questa stramare, vero? Effettivamente la coincidenza ha voluto questo, ci sono create le condizioni, è chiaro che queste coincidenze poi mettono un attimo in difficoltà dal punto di vista organizzativo, perché lo ripetiamo per la 150 milionesima di volta, essendo tutti volontari dobbiamo ricavarci del tempo libero dai nostri impegni, dal nostro lavoro, da quello che uno fa, e quindi insomma organizziamo un evento con la
in poco tempo, soprattutto con quella che è un'incertezza normativa, e tuttora alcuni uffici ancora non hanno ricevuto le disposizioni sufficienti, quindi li stiamo facendo da scuola noi, ma questo è un po' anche quello detto anche in altre puntate. La WISP effettivamente ha lavorato sotto certi aspetti molto bene, soprattutto in stretta sinergia con la Regione, perché ci sono state date una serie di informazioni, soprattutto una serie di suggerimenti, e se non c'era un modo di porsi della WISP responsabile, credo che questi suggerimenti non sarebbero stati seguiti. Ecco. Però insomma, stiamo lavorando, perché secondo me la gente ha voglia di divertirsi un po', con prudenza, ma voglia di divertirsi. Bene, grazie Raffaele. Allora, intanto salutiamo Vittorio, che, a cui diamo appuntamento la prossima settimana. Grazie a Vittorio Martone. Invece a Raffaele chiediamo di rimanere qua con noi. Grazie, poi alla prossima. Ciao Vittorio. Ciao, grazie. Nell'attesa di vedere se riusciamo a ricollegarci con Giovanni Morgese, io avrei una domandina per Lorenzo. Allora, Lorenzo, ti stai allenando? Preferisci allenarti, te l'ho già chiesto, virtualmente, o preferisci correre con i tuoi compagni di corsa? Anche perché, insomma, credo che ci sia tanta voglia di riprendere, Lorenzo. Allora, intanto volevo dire una cosa a Raffaele, che volevo fare i complimenti, perché tutto quello che viene fatto, il 90% almeno di quello che viene fatto a Ravenna, ma penso proprio in Italia, è grazie all'associazionismo, al volontariato, e soprattutto in questo momento veramente complimenti, perché non è facile per tutti i volontari, per tutte le associazioni mettersi in gioco con tutto il marasma che c'è, e vi faccio i complimenti, non mollate. E niente, tornando a me, allora io sono sempre stata una persona a cui piace allenarsi da solo, per diversi motivi. Uno, perché mi piace conoscere me stesso; uno, perché secondo me ogni persona, se si vuole veramente allenare, ha un suo passo, ha un suo allenamento, e quindi è difficile, cioè magari crei dei gruppi di allenamento con altre persone, però è difficile, perché uno è sempre in difetto rispetto ad un altro, quindi io mi alleno sempre da solo. Poi la domenica fare i lunghi, o comunque a me piace fare sport a 360 gradi, e nello sport ci sta anche comunque il gruppo, condividere delle esperienze, condividere delle cose, però mi alleno sempre da solo. Chi va piano va lontano, e chi va solo forse va anche meglio. Anche a me piacerebbe sicuramente allenarmi da sola, perché anch'io credo di poter dire che sarebbe bene così testare le proprie possibilità, e poi dopo magari confrontarsi anche con gli altri. Però sarei sicura che andrei del mio passo, così non avrei modo di andare a preoccuparmi di. Ecco, abbiamo ripristinato, Lorenzo, il collegamento con Giovanni Morgese, che è il presidente di Cuore Territorio. Ce la facciamo, Giovanni, questa volta. Piacere di rivederti, anche perché sei stato un grandissimo protagonista del lockdown, assieme a WISP, Teodora Ravenna Run e il coordinamento podistico Ravennate, di cui abbiamo qui sotto il nostro referente, a cui è stato fatto un bel complimento da Lorenzo poc'anzi. Giovanni. Beh, direi che la collaborazione con la WISP e con il presidente Alberoni è ormai datata nel tempo, insomma, è una fusione di intenti che non solo ha avuto sfogo nello sport, e quindi ha permesso di approcciare la prevenzione cardiologica, quindi la nostra associazione, all'attività dello sportivo, e permettendoci così di essere capillari della gente che comunemente non è un atleta e si avvicina alle discipline per il diletto, per il piacere di girare per la città, no? Quindi è diventato un modo, uno strumento, questa fusione, per divulgare in maniera simpatica e diciamo indolore, che di solito noi reagiamo alla malattia chiudendo la mente, non accettando che possa capitare a noi. Invece questo tipo di approccio, l'approccio sportivo, ludico, ha permesso di essere, ripeto, capillari, e di poter fare una vera propaganda preventiva.
Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto tanto con loro, oltre il fatto della maratona che sarà spettacolare perché ci permetterà di mettere in ogni monumento uno strumento salvavita importante come un defibrillatore, grazie proprio alla Teodora, noi, grazie proprio all'intesa con il presidente Alberoni, con il vicepresidente Alberoni, un'intesa forte e amicale che va al di là delle associazioni. Ma noi non ci siamo fermati a questo, tant'è che anche in piena chiusura da peste, dalla nuova peste del nuovo millennio, noi abbiamo collaborato e ci siamo mossi in sicurezza e oltre al lavoro che ognuno ha fatto per il proprio conto, quindi noi con le nostre donazioni all'ospedale di ventilatori polmonari, con una risposta da parte della popolazione ravennata incredibile, insomma noi abbiamo come piccola associazione provinciale raccimolato una cifra ragguardevole come 90.000 euro, diciamo che la collaborazione con l'UISP, con Ravenna 24 ore, ci ha permesso veramente di diventare una diffusione capillare e abbiamo raggiunto un obiettivo incredibile, insomma più di 500 famiglie hanno versato cifre per dar manforte all'ospedale per combattere questa peste del 2020. Ma noi abbiamo fatto, proprio perché sappiamo la crisi economica ha portato ha portato alla fame famiglie che fino a poco tempo fa erano magari dalla media borghesia, quindi riuscivano tranquillamente a vivere in maniera dignitosa, ha portato alcune famiglie a ritrovarsi povere. E noi qui abbiamo reagito e abbiamo unito gli intenti, abbiamo coinvolto diverse aziende, oltre al fatto di diversi eventi personali dei soci, sia WISP che dell'Associazione del Territorio, abbiamo fatto donazioni importanti, dalle cioccolate, dall'uovo di cioccolate per rallegrare i bambini dell'ospedale Santa Maria delle Croci, nella pediatria, all'associazione Onlus che c'è qui a Ravenna, che ha collaborato con noi, insomma siamo riusciti a redigere gente, abbiamo portato, oltre le uova ai bambini naturalmente, abbiamo portato anche succhi di frutta in quantità industriale, abbiamo portato diciamo sacchetti di prima necessità, fra cui per poter diciamo addobbare le tavole della famiglia, in modo tale che non risentissero i bambini di questa privazione momentanea, si spera momentanea, insomma, di questa crisi che sta attanagliando tutta l'Italia, insomma. E quindi la ripresa. Giovanni, grazie. Dobbiamo andare a chiudere. Io ovviamente ringrazio tutti, vi invito a rimanere qui perché dobbiamo seguire tutti assieme il contributo che ci offre, come ogni settimana, l'allenatore di corsa Giorgio Reggiani, che ci parla di come affrontare una maratona, quindi Lorenzo potrebbe magari dialogare con Reggiani, perché lui la maratona la fa e come, e dopo torniamo e ci salutiamo tutti assieme, quindi state qui, non scappate e ovviamente voi telespettatori seguitevi e gustatevi i consigli dell'allenatore di corsa Giorgio Reggiani. E ci siamo con il nostro tecnico Giorgio Reggiani, apprezzatissimo da tutti i podisti e tutti gli appassionati, e oggi vogliamo toccare un tasto importante, perché il passo decisivo per ogni atleta, per ogni amatore che affronta appunto ogni giorno la strada, è quello di dire quest'anno voglio provare a fare una maratona. Allora, per chi Giorgio ha affrontato in maniera amatoriale tante gare, magari tanti appuntamenti, 10 chilometri, 5 chilometri, addirittura magari si è spinto fino alla maratonina, che cosa serve per compiere questo passo ed arrivare ai 42 chilometri della maratona? Ecco, questa è una cosa abbastanza impegnativa, diciamo che uno almeno dovrebbe avere qualche anno di anzianità podistica prima di affrontare una maratona, perché chiaramente la maratona l'affronti con un risultato sicuramente migliore se hai migliorato le tue basi di velocità, perché se io ho 50 nei 10 chilometri posso affrontare una maratona a un certo livello, se invece di 50 ho 45 o 40 posso affrontare una maratona ad alti livelli. Perché la maratona sembra una gara così facile da correre o da allenare, ma
alla fine è più diciamo difficile, perché sballare un chilometro o 2 chilometri a un'andatura che non è la tua, perché non l'hai preparata, vuol dire poi accusare a un certo momento della maratona quello che poi non ti aspetti, perché la maratona tante volte si dice che inizia al 30esimo, al 35esimo, se tu hai azzardato ritmi che non sei preparato. Per cui chiaramente, se noi parliamo di un ragazzo che affrontava i 10.000 e mi faceva 40-50 chilometri a settimana, in questo caso, se voglio affrontare almeno bisogna che io 3-4-5 mesi prima mi impegni a fare una quantità di lavoro che, voglio dire, come minimo sarà doppio. Chiaramente le distanze saranno, le andature saranno più agevolate, perché se corri una 10 km a 5 al chilometro, chiaramente non potrai avere la presunzione di correre una 42 a quella distanza lì. Per cui io passerei prima da un discorso di mezza maratona e poi ulteriormente alla fase successiva, che è la maratona, che poi diciamo che ormai l'atletica si vede sotto questo aspetto qui. Si può dire che l'80-70% dell'atletica ormai si corre su strada, un fenomeno talmente vasto che tutti hanno il sogno di fare una maratona, come magari un alpinista ha il sogno di fare un 6.000, un 7.000, ecco. Quindi chiaramente lì le possibilità sono, chiaramente, facendo 80-90 km, perché adesso i maratonetti veri fanno 200 km a settimana, sia ben chiaro, qui parliamo di amatori, però per avere un minimo di garanzia di poter arrivare in fondo senza traumi eccessivi e senza stare in coma per una settimana, bisogna allenare questa resistenza, per cui oltre questi 5 allenamenti a settimana, che non saranno più di un'ora, ma saranno anche di un'ora e mezzo, qualche allenamento anche di un'ora e 45 o 2 ore, e si può intravedere anche la possibilità di fare 1 o 2 volte prima, a una certa distanza della maratona, anche le 3 ore, le 4 ore, per abituare il proprio organismo a stare sulle gambe ed avere fisiologicamente quell'adattamento che dovrai avere per affrontare la maratona, e quindi chiaramente le andature saranno diverse. Chiaramente, se per fare 10.000 io andavo a 4.45, se alleno una maratona e ho un punto di riferimento che so io le 2 ore, dovrò cercare di le 2 ore diviso i 21 chilometri, dovrò cercare di fare un'andatura superiore per non incorrere nel fatto che al 30esimo-35esimo chilometro ho esaurito le scorte e ho finito la benzina, diciamo, in termini brevi, insomma. Direi, Giorgio, consigli preziosissimi per chi vuole affrontare questa avventura, e noi facciamo a loro un grande in bocca al lupo, perché ce n'è bisogno, ovviamente è un passo importante. Grazie a Giorgio Reggiani per i suoi consigli e grazie a voi per averci seguito. Alla prossima settimana con il nostro allenatore di corsa. Ok, in bocca al lupo a tutti. Bene, siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione. Io voglio salutare tutti coloro che hanno partecipato. Se mi metto ad elencarli, ci mettiamo più che tutta la trasmissione, perché eravamo davvero tanti oggi, e quindi mi limito a ringraziare e a salutare Lorenzo Lotti, Raffaele Alberoni e Giovanni Morgese, che hanno chiuso con noi questa trasmissione. Ovviamente il saluto più grande va a Sabrina Scalaberna, la mia compagna di viaggio, va anche ovviamente a Vittorio Martone, che ci ha aiutato nella realizzazione della 6ª puntata di Run to You. L'appuntamento, noi non ci fermiamo nemmeno a Ferragosto, per la prossima settimana, vero Sabrina? Mai!
Non ti fermiamo mai perché noi andiamo di corsa, come tutti i nostri ospiti. C'è Raffaele qua sotto, Raffaele Alberoni, lui lo sa che va sempre di corsa, anche Lotti qua da quest'altra parte. Tutti vanno di corsa, ecco esatto, tutti vanno di corsa e noi cerchiamo di stare dietro a tutti e quindi non ci fermiamo. Grazie Sabrina, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Appuntamento prossima settimana, giovedì 19:30 Lepida, venerdì 20:45 su Sport2U, o Sport o Plus. Grazie da Enrico Spada, buona serata a tutti, arrivederci. Arrivederci. Deco Industrie. Lucci Trasporti e Spedizioni SRL, sede operativa via Bondi numero 15, zona Bassette a Ravenna, telefono 0544 45 48 53, email lucci.trasporti@libero.it. Terre Cevico vi invita a visitare l'Enoteca Terre Cevico, via Fiumazzo 72, a Lugo, ed anche il suo nuovo punto vendita dentro Fico, fabbrica italiana contadina, a Bologna. Gruppo Consar, da oltre 40 anni radicato sul territorio e anche in tutta Italia con magazzini logistici, piazzali e depositi. Opera a 360 gradi dal trasporto internazionale sino alla City Logistic, offrendo anche molteplici altri servizi professionali alla grande industria e attività locali, operando attraverso un sistema di qualità certificato. Gruppo Consar è sinonimo di una solida realtà che si muove, cresce e si evolve, ora anche con nuove sedi a Forlì e Faenza. Consar, la garanzia di un grande gruppo con cui fare tanta strada insieme. Unipol SAI Assicurazioni, Assicop Romagna Futura, il tuo agente Unipol SAI sui territori di Forlì Cesena, Ravenna Rimini e Repubblica di San Marino. Ti aspettiamo nei 50 punti di consulenza e servizio per offrirti prodotti assicurativi e bancari su misura. Cerca il punto di consulenza più vicino a te su www.assicop.it/romagnafutura. Ti aspettiamo. La forza del gruppo Consar è da sempre nella logistica e nel trasporto integrato in Italia e in Europa ed è il risultato di una lunga storia. Una storia di uomini, di investimenti, di qualificazione e rinnovamento come Consar Service, un progetto nato nel 2019 destinato alla logistica per la piccola e media distribuzione, in modo particolare nel settore dei prodotti alimentari e della ristorazione a temperatura controllata, frutto di un investimento sia di tipo strutturale, creando magazzini hub per lo stoccaggio sia a temperatura ambiente che da 0 a meno 20 gradi di merci palletizzate, sia di tipo organizzativo, coordinato da un nuovo dinamico gruppo di giovani operatori. Ancora una volta, la forza, l'esperienza, la professionalità e ora l'innovazione del gruppo per percorrere assieme il futuro del trasporto. Consar Service. Se ti chiedi come io abbia affrontato oltre 70 tra maratone e ultramaratone, tra cui la Atene-Sparta-Atene, 246 km, la Ultra Milano-Sanremo, 285 km e 5 volte la 9 Colli Running, la risposta sta qui, qui e qui. Natura Nuova, scopri la nostra passione per i frutti della terra. Dal cuore della Romagna, frullati e polpe della migliore frutta fresca, sempre con te. Tofu, seitan, tempè, ricchi di proteine e biologici. L'alternativa vegetale, sana e gustosa. Natura Nuova, un mondo più buono.
in collaborazione televisiva con Assicop Romagna Futura, Gruppo Consar, Natura Nuova, Conad, Terre Cevico, Deco Industrie Scala, Randi Piadina, Lucci Trasporti e Spedizioni. MTV Ness è come me, fa le cose sul serio ma sempre con il sorriso. Quello che ti regala il nome dei suoi integratori. L'allenamento, la fatica non mi fanno paura, nemmeno il buio. Yeah! Viaggio nel mezzo del niente. Sembra che abbiamo fatto un gran bel lavoro.